te, benvenuta in questo nuovo video che è un nuovo video su Lucchiero. Allora, ho fatto il mio secondo ordine da Lucchiero, l'ho fatto dopo ben 3 mesi, perché non me la sentivo di fare l'ordine tutti i mesi e ho fatto in questo modo. Allora, io vi dico la verità, stavolta l'ho già guardati perché ero particolarmente curiosa e perché effettivamente mi sono arrivati un po' di giorni fa, ma non ho avuto il minimo tempo per registrarvi il video haul e di conseguenza ve li faccio vedere adesso. A differenza dell'altra volta che vi ho fatto vedere i capi indossati, stavolta non ve li farò vedere indossati perché sono particolarmente basici e poi perché li ho già provati e mi stanno tutti perfettamente, molto meglio delle taglie dell'altra volta, molto molto meglio. Quindi andiamo a vedere. Allora, anche qui sono due outfit. Anche qui sono due outfit. Allora, io ho mischiato un po' perché li ho già provati, già so quello che devo tenere e quello che devo mandare via, però sono ancora in forze. Dite, aspetto i vostri consigli. Allora, come primo capo abbiamo una camicia. Stavolta, a differenza dell'altra volta, che io non è che sono molto amante delle camicie, ho voluto dargli una chance. E ho voluto chiedere delle camicie piuttosto che delle magliette e mi hanno mandato questa, sempre la mia personal style, sì, personal style, la mia personal shopper Silvia, mi sembra che sia sempre lei, sempre la mia personal shopper Silvia mi ha mandato questa. Allora, è carinissima. Carinissima, è una camicetta, una blusa, chiamatela come volete, con le manichine a tre quarti e con questa fantasia di cavallini rossi su base blu. La cosa particolare di questa camicetta è che ha una parte davanti e una parte dietro scollati. La parte davanti ovviamente è meno scollata ed è questa qui. La parte dietro è questa, che è particolarmente più scollata con questo laccetto. L'ho provata e mi sta benissimo. È particolarmente comoda e mi piace anche l'abbinamento dei colori. Quindi questa è super 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 azzeccata e anche la taglia è super azzeccata perché è una XL. Altra camicia, questa volta molto molto più basica, è una camicia nera, che se trovo il dritto magari ok. È una camicia nera semplicissima con però i bottoni a scomparsa, vedete? E anche questa è molto comoda, con la manica però più lunga. Anche questa comodissima e super super basica, un po' più lunga dietro e un po' più corta davanti. Questa a me, strano a dirsi, ma mancava nel mio armadio, perché io non sono amante delle camicie, non le ho mai comprate tantissime, sempre un po' tenute lontane. Invece ultimamente le sto rivalutando piuttosto che le semplici magliette e quindi sto cercando anche di rinnovarmi su quello e una camicia nera ci sta. Ok, poi altro capo che mi hanno mandato sono questi pantaloni, un pantalone nero semplice che ovviamente io non avevo perché avevo solo jeans, ed è questo pantalone qui, comodissimo, è una linea skinny però con la vita normale, diciamo, non a vita bassa, e sono molto molto comodi e molto molto belli, essendo comunque un colore basico. E anche questi terrò perché non ce l'ho. Poi passiamo ai capi, quelli un po' più particolari. Allora, mi ha mandato questo maglione qua. Scusate, ma sono un po' dislessi oggi. Il capo che mi ha mandato la mia personal shopper è questo maglione in color mattone, rosso mattone, con il collo né alto né normale, è una mezza via, fatto così a costine. È morbidissimo, morbidissimo. L'ho già provato e oltre ad essere morbidissimo è anche molto molto caldo. Adoro questa cosa e
Bello, bello, bello. Che poi ho notato che con il pantalone nero ci sta una favola in questo periodo. Sono proprio colori autunnali. Infine, vi faccio vedere un capo che non so se terrò, perché è un po' particolare, un po' troppo particolare, però è questa giacca qua. Ha le spalline all'interno ed è questa giacca qui. Ora io non so se la terrò o meno, diciamo che è particolare, già questo mi piace, però proprio perché è particolare non so bene come abbinarla, probabilmente con un vestito nero, un tubino nero farebbe la sua figura, però non so, devo ancora decidere, devo ancora decidere. Comunque questi sono i capi che mi ha mandato la mia personal shopper. Detto ciò, io sono rimasta per la seconda volta molto molto contenta di questa box che mi è arrivata. Avevo fatto un po' di modifiche per quanto riguarda i look e effettivamente li ho riscontrati, quindi benissimo. Avevo chiesto un po' di colore, un po' di cose particolari e c'è tutto quello che avevo chiesto. Adesso valuterò quello che devo mantenere e quello che invece devo rendere indietro. Vi rinnovo. Se avete voglia di provare per una volta una box Lucchero, vi lascio il link qui sotto, così ci andate e date un'occhiata, vi fate un po' anche voi un'idea. E niente, io detto questo vi saluto e se volete vedere questi outfit indossati, questi capi indossati, andate sul mio Instagram che sicuramente lì trovate molto di più rispetto a qui su YouTube perché è molto più diretto, riesco in maniera molto più semplice a farvi vedere le cose. Quindi se volete vedere questi capi indossati andate sul mio Instagram e sicuramente li troverete. E niente, io vi saluto nuovamente. So che è stato un video un po' strano, è che sono a casa, il tempo non è dei migliori, io so anche il ciclo, quindi diciamo che tutte queste cose insieme hanno fatto sì che questo video fosse particolarmente strano. Niente, io metto tutto a posto, do una lavata a tutto quanto e niente, vi saluto. Tutto qua, ciao!